Prima della partita noi facciamo una domanda. Okay. Buongiorno a tutti. Salve, potrei rispondere? Sì. Rispetto all'ultima conferenza stampa, cosa è cambiata? Se è cambiata la tua posizione, c'è una novità? Che pensi se che abbia influito sul momento della squadra? Se possiamo fare un punto, insomma, su. Ma io credo che. Che qui si parla del Perugia, non si parla di vicende personali, e quindi non ne parliamo perché non c'è proprio bisogno di parlarne, insomma, ecco, assolutamente. Parliamo della squadra, parliamo del momento del Perugia, quello assolutamente sì. Tu Roberto come stai? Come va? Come hai visto questo mese? Grazie per l'interessamento. Sto come il direttore di una squadra che in 6 partite ha fatto 3 punti. E quindi così dal punto di vista, ecco, della situazione dell'ultimo periodo, indubbiamente, ma con determinazione, con convinzione che questo momento si possa ribaltare assolutamente. Con assoluta convinzione. E un'ultima domanda, questo momento della squadra tu come lo hai letto? Come lo stai leggendo? Ma diciamo che chiaramente per quello che è stato il campionato e le partite giocate fino adesso lo dividiamo facilmente in 2 tronconi, le prime 6 e le seconde 6. Sicuramente le seconde 6 che sono iniziate con la partita di Spezia, dove abbiamo un po' compromesso il cammino delle partite successive con un approccio alla gara non positivo e con una frustrazione che ha portato nel secondo tempo a compromettere, causa delle squalifiche, causa un infortunio, a compromettere 2 o 3 delle gare successive, dove ci siamo trovati in grandissima emergenza per vari motivi, dove l'allenatore non ha potuto scegliere su quella che era in pratica la rosa o gran parte della rosa, ma abbiamo avuto un po' di sofferenza, abbiamo sicuramente avuto un pochino di sofferenza a livello anche numerico, e questo è sicuramente, credo che sia stata anche colpa mia, nel senso che quando si costruiva la rosa quest'estate, alla fine sapevamo che forse a livello numerico un difensore e un centrocampista in più sarebbero serviti. Però sbagliando negli ultimi giorni di mercato, la mia concentrazione è stata più nel ridurre la rosa, nello sfoltire la rosa che altre. Sicuramente questo è stato da una parte, quando è finito il mercato, era una valutazione che avevamo fatto, ma dall'altra non eravamo neanche tanto convinti del numero, perché come abbiamo detto prima dell'inizio della stagione, per noi era una stagione di studio, era una stagione dove dovevamo entrare in una nuova dimensione e dove dovevamo capire tante cose, dovevamo capire i livelli di difficoltà, i livelli sia atletici, fisici, di condizione, tante cose. Dovevamo mettere dentro tanti dati, anche perché tutti quanti noi eravamo, diciamo, all'esordio in questa categoria. E quindi uno degli obiettivi era di costruire la squadra, costruire la rosa in divenire, in pratica, di non ingolfarci con molti giocatori, di vedere quello che avevamo al nostro interno in questi primi mesi e di completarla poi nel mese di gennaio, con il mercato di gennaio. Questa era nelle nostre intenzioni, e questa è come è andata e questa è come sta andando, consapevoli del fatto che avevamo 2 situazioni un po' particolari, come erano quelle di Lanzafame e di Fabinho. E quindi io credo che da questo punto di vista tutto sta andando per come erano un po', diciamo, le previsioni. Chiaramente non sono state, possiamo dire, straordinarie, visto il grande numero magari di infortuni, squalifiche, che sinceramente non avevamo messo in conto in questi numeri. Comunque, questa è una divagazione, perché ormai la rosa si sta ricompattando, la squadra è
diciamo, è tornata un po' a livello numerico ad essere giusta, ad essere pronta in tutti i sensi. E per terminare queste 6 partite, io credo che l'unica che non ho visto che qualcuno si preoccupa delle mie, di dove sono e di dove non sono, io sono sempre stato qui a vedere le partite e, come faccio sempre, scelgo, così magari lo spiego, scelgo il giorno prima o la mattina stessa dove vederle, se vederle in tribuna, se vederle dalla panchina o se vederle dalla gradinata quando siamo in casa. E l'unica che non ho visto dal vivo è quella di Crotone, per motivi che non c'ero e che ero via con il presidente, e quindi credo che quella dove abbiamo un po' fallito, ripeto, perché non l'ho visto, non ho avuto le sensazioni dal campo che sono quelle più importanti, abbiamo fallito un po' come atteggiamento, però ho visto in questa settimana grande determinazione, grande voglia da parte di tutti per cercare il riscatto, per iniziare a voltare pagina e a cambiare direzione. Hai parlato di mercato in divenire, ha tenuto banco in questa settimana anche, appunto, come hai detto tu, il viaggio in Sud America, in Uruguay. Se è possibile ragguagliarci per quello che ti ha consentito, naturalmente, visto l'importanza della cosa, perché chiaramente immaginiamo che sia anche collegato, insomma, al tuo lavoro, no? Quello. E guarda, poi un'altra piccola cosa, in attacco da Varese con Lanzafame, come hai detto tu, cosa cambia, quanto è importante questo innesto proprio nell'economia del gioco attuale della squadra? Ma inizio uno per volta, una risposta per volta. Il viaggio in Uruguay è finito nel momento in cui è finita la partita Crotone-Perugia, perché da quel momento il presidente è morto e contava i minuti per tornare a Perugia, ha provato a cambiare i voli, anticipare, praticamente il viaggio è finito. Quindi sabato è finito il viaggio, dopo 2 giorni che eravamo in Uruguay. Diciamo che dopo 2 o 3 giornate dall'inizio del campionato, quindi diciamo dopo 2 settimane dalla fine del mercato, con il presidente, con i direttori, con la società, è stato fatto un discorso, no, a livello tecnico, gestionale, eccetera. Insomma, si deve cercare di valutare in divenire quella che è la società del Perugia, e quindi, visto che ci affacciavamo in questa nuova categoria, dovevamo cercare di capire cosa dovevamo andare a fare poi, nel senso, non magari nell'immediato, quanto il prossimo anno oppure gli anni successivi. E quindi era stato, diciamo, preventivato, oltre il viaggio in Uruguay, altri tipi di colloqui, di situazioni, per cercare di vedere, per quanto mi riguarda in maniera specifica, quella che era la struttura tecnica delle squadre future del Perugia, no? Il Perugia fino adesso ha scelto una strategia fatta gran parte da giocatori in prestito, giocatori giovani, e quindi il presidente voleva valutare altri tipi di situazioni. Non è detto che poi magari si scelga di continuare con quella che era stata fino adesso, diciamo, la linea del Perugia. Insomma, ecco, in questa diciamo fase di valutazione rientrava quello che era un viaggio in Uruguay, perché c'era stata questa occasione, era l'occasione per vedere un tipo di calcio molto particolare che, da un punto di vista dello spirito, io credo che sia, dopo averlo visto, credo che si avvicini molto a quello che è l'idea del Perugia, l'idea di come deve giocare un giocatore del Perugia e l'atteggiamento che deve avere la squadra del Perugia. C'era un'altra domanda, mi sa. Cosa cambia? Abbiamo un giocatore in più, e questo è importante, un giocatore bravo che può dare il suo contributo, un giocatore che deve essere intelligente, perché dopo tanto tempo che uno sta fuori, quando si rientra non è facile, l'hanno dimostrato quelli che sono rientrati dopo un anno e mezzo che erano fermi, e quindi vedremo tutti quanti come sarà il suo impatto, cosa ci potrà dare, in che ruolo ce lo potrà dare, quindi insomma lo scopriremo anche noi. Hai visto questo campionato, 16 partite e 2 tronconi, perché davvero dal tuo punto di vista dove si colloca? Cioè, è quello da una parte, speriamo non solo la seconda, dove si colloca secondo te la squadra? Ma io credo che
la collocazione vera la troveremo nel girone di ritorno, non credo che riusciremo a trovarla adesso. Io credo che continueremo a vivere molto probabilmente di alti e bassi, proprio perché non conosciamo bene cosa vuol dire fare un campionato, veramente cosa vuol dire fare un campionato di Serie B. Credo sempre che la verità stia nel mezzo e quindi probabilmente non sarà, per ora almeno, per ora, con, diciamo, con la rosa a disposizione ad oggi, quello delle prime 6 partite, ma non è assolutamente, anche perché la rosa era, non dico dimezzata, ma in grande difficoltà, quello delle ultime 6 partite. Prima ha parlato anche di qualche errore di valutazione nella parte finale del mercato, no? Non è stata un po' sottovalutata in fase di mercato gli impegni dei nazionali, comunque sì, le probabili convocazioni? Assolutamente sì. Assolutamente sì, lo prendo tutto in carico io, l'ho assolutamente sottovalutato, anche perché non pensavo che tutti questi giocatori potessero andare in nazionale, sinceramente. Questo è un problema, è un problema perché giocatori che mancano per 10, 5, 15 giorni al mese rappresentano un problema, però il Perugia ha la sua linea è fatta di dare opportunità ai giocatori giovani, ci piace vedere giocare i ragazzi giovani, crediamo che siano una grande risorsa, una grandissima risorsa, e quindi continueremo con questo tipo di mercato, diciamo, con questo tipo di valutazione, sperando che magari a volte, soprattutto nelle nazionali minori, dove non ci sia proprio la necessità per partite ufficiali e importanti, giocatori che rappresentano comunque sia giocatori che hanno la possibilità di giocare reale nelle prime squadre, magari ce le possano lasciare. Che valore ha la partita di domani? Ma è come tutte, è un valore molto, molto importante, indubbiamente. Indubbiamente importante perché dobbiamo dare una risposta di carattere a quella che è stata l'ultima prestazione e io sono sicuro che lo faremo. Quanto diciamo si entra nella fase del campionato in cui probabilmente si giocherà su campi pesanti, no? Insomma, questa fase. Che risposta da questo punto di vista anche fisico, che risposta ti aspetti dalla rosa, dal Perugia? Ma io credo che una delle caratteristiche più importanti che abbiamo cercato quest'estate era la forza fisica, era, diciamo, strutture muscolari importanti, e quindi mi aspetto risposte buone, positive, sicuramente positive. A proposito di strutture muscolari, no? Insomma, con Giao Mazzi è stato anche un po' sfortunato il Perugia, perché l'anno scorso ha fatto tutte le partite praticamente. Fossati invece intanto volevamo sapere come se l'hai visto bene questa settimana e se questo era calcolato, però questi problemi fisici che aveva, perché praticamente l'abbiamo visto finora sempre a singhiozzo, e se pensi che è un problema che si supererà. Allora, Giacomazzi non si era mai in tutta la carriera si era fatto male solo una volta, e Rabusic non si era mai fatto male. Per quanto riguarda Fossati, si è fatto male il primo allenamento che è arrivato a Perugia, il primo allenamento, lui ha fatto tutti i playoff l'anno scorso, l'ultima fase, diciamo, del campionato l'ha fatto tutto giocando tutte le partite sempre da titolare, al primo allenamento si è fatto male e da lì è stata un po' una ruota che non gli ha mai permesso di arrivare, diciamo, a una condizione, ad avere continuità e una condizione ottimale. In quest'ultimo, diciamo, piccolo infortunio che ha avuto, c'è stata una maggior attenzione, nel senso che Fossati era pronto in pratica da una decina di giorni, però per decisione del mister, presa con il dottore, con lo staff, con i preparatori, si è cercato di portarlo un pochino più avanti nella preparazione prima di pensare di riproporlo in campo, in modo che possa essere, diciamo, più pronto, più avanti rispetto al precedente infortunio. Il Perugia si è sempre dimostrato molto attento alla campagna acquisti e soprattutto lo ha fatto anche vedendo bene quali erano le mancanze
nelle amichevoli, dove ha provveduto tempestivamente a colmare le lacune. Il fatto che il Perugia sia il terzo peggior attacco con 10 reti e che non abbia ancora segnato dopo 12 incontri su palle inattive pongono una questione di ripensamento, che serve un attaccante a questa squadra che in pratica sia efficace sotto porta? Ma i numeri sicuramente sono negativi, questo è inutile contestarlo. Comunque io ho grande fiducia nei nostri attaccanti, sono sicuro che troveranno gli attaccanti come i centrocampisti, come la squadra troverà sicuramente le risorse, perché ne ha, di migliorare questa condizione. Per quanto riguarda gli attaccanti in maniera specifica, penso che Rabusic, pur facendo delle buone prestazioni, è stato un pochino sfortunato da una parte, sicuramente non bravissimo magari anche dall'altra nel finalizzare, però sai, in un attaccante a volte la stagione è così. L'anno scorso nei primi 6 mesi in Europa League, come la toccava, faceva gol, e quest'anno fa fatica in Serie B in Italia, perché è così, perché il calcio è così. Per quanto riguarda Perea, fa parte del progetto pienamente e fa parte di un percorso pure lui, il percorso di Lanzafame prima, di Fabinho poi. Perea fa parte di un percorso, perché Perea, se non stava male, sicuramente non sarebbe sceso in Serie B, non sarebbe venuto a Perugia. Quindi Perea viene da un infortunio importante, da un infortunio che l'ha tenuto fuori 4-5 mesi, un infortunio dove quando ti rompi ti fa male, e quindi ha iniziato semplicemente a fare le prime partite. Quindi dobbiamo avere la forza e anche la fortuna di poter aspettare il vero Perea più avanti, sperando che possiamo vedere non soltanto Perea, ma tutti gli 11, i 18 che giocano con ardore, con agonismo, con grande agonismo. Io ho sempre detto, ogni volta che ho preso, a me non piace l'attaccante d'area di rigore. A me non piace. Io credo che nel calcio moderno non esiste più nelle squadre che vogliono imporre il loro gioco. E ogni volta che ho parlato con un attaccante gli ho detto, noi a Perugia vogliamo un attaccante che viene una volta in conto e 3 volte va lungo. Questo non lo sto vedendo. Questa è la cosa che mi sento di, tra virgolette, rimproverare ai nostri attaccanti. Soltanto questo, assolutamente, perché vedo grande impegno, ci tengono tantissimo. Sono fiducioso. Il parametro è ribaltato, vengono troppo... Ma io adesso ripeto, non ho visto l'ultima partita, ma nelle partite precedenti, nelle ultime partite, da sopra quella è stata la mia... Questo è stato quello che ho visto io. Poi chiaramente nelle disposizioni, nel calcio, ognuno la vede a modo suo e con gli occhi suoi. Però io credo che questo sia un aspetto molto importante che dobbiamo curare, come dobbiamo curare assolutamente le palle inattive, sia a favore che contro, ma quelle penso che chi come voi guarda tutte le nostre partite diventano dei dati oggettivi, insomma, e non è che il mister non fa niente e rimane passivo, anzi tutt'altro. Bisogna trasmettere alla squadra certi concetti, cioè, a volte si fa prima, a volte ci vuole più tempo. Volevo farti 2 domande, la prima era proprio sulle palle inattive in fase offensiva. E quindi abbiamo risposto. E qui abbiamo già risposto, no, perché stupisce a volte, almeno vedendo la partita, come il Perugia, non so se è una cosa che sfugge a noi, insomma, non riesca proprio a provare uno schema, insomma, se non nel classico calcio dentro l'aria a cercare il colpo di testa, almeno questa è la mia sensazione. La seconda domanda è relativa alle dichiarazioni del presidente di mercoledì. Tutti abbiamo un po' analizzato la situazione del Perugia, partendo da un dato oggettivo, per chi conosce bene Camplone, che probabilmente sia stato condizionato dal non poter fare una settimana tipo con tutti i giocatori, con gli squalificati, con gli infortunati. Chi conosce Camplone sa benissimo che questo tipo di lavoro per lui diventa molto importante durante la settimana. Poi però ci sono anche altri fattori, altre questioni che ha tirato in ballo lo stesso presidente, che richiamano alla professionalità degli stessi calciatori. Allora, non sapendo che vita fanno i calciatori e non potendo seguire gli allenamenti, e ascoltando però le parole del presidente Santopadre, tu credi che queste parole del presidente siano relative a un atteggiamento sul campo in allenamento, oppure richiamano, diciamo, usiamo questo termine, insomma, che potrebbe essere forte, a una non massima professionalità nella vita di tutti i giorni? Assolutamente, io credo che il presidente si riferisce come sempre al campo,
probabilmente ha visto dei comportamenti, degli atteggiamenti in campo che non gli sono piaciuti. Sicuramente, credo che sia sicuramente così. Poi quello che vogliono dire le sue parole nello specifico bisogna chiederlo a lui, assolutamente. Ma io sono convinto che vedremo, come la chiamano in Uruguay, vedremo un Perugia con la garra domani. Sono assolutamente convinto che ce lo vedremo. Anche perché sono andato a vedere che in spagnolo garra vuol dire artiglio, quindi dovrebbe essere una cosa naturale per il grifo avere la garra. Di solito la conferenza stampa pre-partita la tiene l'allenatore. Io avrei piacere, se possibile, di sapere se la scelta che parla il direttore sportivo è una scelta del direttore sportivo oppure dell'allenatore. È una scelta assolutamente condivisa. Ne abbiamo parlato io, il presidente e il mister 2 giorni fa. Quindi diciamo che è della società. Grazie. Prego. Non so se tu condividi il fatto che comunque le medie nel calcio si fanno tanti modi, no? L'età media di una squadra, se è quella del Perugia, rischia di diventare bugiarda. Certo che è bugiarda, assolutamente. E nelle ultime settimane il Perugia, tra l'altro, i suoi pochi anziani ne ha avuti un po' a spizzichi e bocconi, come si dice. Il fatto che la squadra sia così tanto giovane non è un elemento un po' sottovalutato in questo momento, cioè il fatto che adesso, senza dare ali ai giocatori, però questa è sicuramente la squadra più giovane del campionato e forse sta andando addirittura oltre le proprie possibilità, sto esagerando, visto i risultati delle ultime 6 partite, però considerando anche le prime, sicuramente. Cioè faccio fatica un po' a rispondere perché ci sono vari aspetti. Innanzitutto uno cerca sempre di una situazione di equilibrio, no? Quando fa una rosa, chiaramente ha una linea, però cerca una situazione di equilibrio e magari con giocatori solidi mentalmente, esperti, che hanno esperienze, cerca di controbilanciare quelle che può essere degli aspetti che possono portare, diciamo, altri ragazzi che invece sono alle prime esperienze, sono giovani, alcuni magari vengono dalle primavere, insomma. Ed è bello vederlo rapportato a questa nuova categoria. Io credo che noi non abbiamo elementi se non riferimenti degli anni precedenti a come impatta una rosa a seconda dell'età in un campionato. L'anno scorso siamo stati fortunati, abbiamo avuto una grande veramente molta fortuna, era il nostro anno, dovevamo vincere, avevamo l'anno scorso una rosa giovanissima, era oltre la metà, erano sotto i 20 anni e questo permette da una parte chiaramente dei vantaggi e dall'altra porta anche degli svantaggi, degli scompensi a volte. Abbiamo avuto la fortuna che dei 10 vecchi, tra virgolette, non si è fatto mai male nessuno. Quindi quella è stata veramente una grande, grandissima fortuna. L'anno scorso avevamo un solo centravanti e non si è mai fatto male. Quindi, insomma, ci sono tante componenti. Uno, credo che un campionato lo deve vedere come un viaggio, no? Vediamo alla fine in quale città siamo arrivati, ma intanto nel viaggio bisogna viverlo, bisogna vivere tutte le tappe e penso che poi il bello sia proprio vivere tutte le tappe, sia quelle belle che quelle brutte, quelle difficili, il momento facile e fare esperienza, capire. Visto che fino adesso siamo stati bravi oggettivamente, ci dici chi gioca e con che modulo? Non lo so, non lo so, ho visto che il mister ha provato delle nuove soluzioni, dei nuovi moduli, un paio di moduli nuovi e mi ha detto che ha già deciso tutto, che non ha dubbi, incredibile, infatti io non ci credo, ma ci credo. E ci credo perché me l'ha detto convinto stavolta. L'ha spiegato? Eh? L'ha anche spiegato? No, non mi ha spiegato niente, no, io lo vedo domani a mezzogiorno e mezzo, quello che ha deciso. Un paio di moduli nuovi, un paio ci risulta tanto. Rispetto al 3-5-2 con il quale ci siamo presentati, diciamo, quest'anno, ha rinfrescato un paio di soluzioni nuove. Hai disponibili?
indisponibili, Giacomazzi va in panchina, ma diciamo che ha pochissime possibilità di giocare. Sarebbe opportuno che ancora non giochi. Ecco, sul mister, no? Il presidente ha dato una sfida anche a lui l'altro giorno. No, ma il presidente era da tutti, non sì, ti preoccupare. Fa parte del gruppo Perugia. Però, effettivamente, secondo te, sta facendo anche, visti tutte le difficoltà, gli infortuni, le squalifiche, un buon lavoro? O pensate che poteva fare qualcosa di più anche lui? Cioè, qual è la posizione sua adesso? Sua sarebbe... Campone è l'allenatore del Perugia, come dice sempre il presidente. L'allenatore del Perugia vuol dire che è al centro del progetto del Perugia. Siamo partiti bene, siamo tutti sulla stessa barca, siamo partiti bene, adesso c'è stato un momento di difficoltà, però è una difficoltà che va capita, analizzata e questo deve servire per ripartire tutti insieme. Baldanz, ci vuole un litro d'acqua. Abbiamo finito. Siamo stati bravissimi. A posto, grazie.